Ciao a tutti, scusate se un aspetto un po' spettrale, ma il sole è già andato a dormire da un po'. Volevo raccontarvi di come io abbia iniziato a dubitare dei mezzi di informazione occidentali e di ritenere che sono intrisi di propaganda. Beh, ironia della sorte. È iniziato quando ho iniziato a leggere Russia Today. Russia Today è un canale televisivo e anche un sito internet in inglese, specialmente dedicato a persone che non vivono in Russia. È un canale che è finanziato dal Cremlino e che spesso è considerato come è proprio portato ad esempio di propaganda dai mezzi occidentali, ovviamente. Ho iniziato a leggerlo all'inizio del 2014, quando è scoppiata la crisi ucraina, semplicemente perché volevo ricevere le informazioni quasi in tempo reale su quel che succedeva, perché i giornalisti di Russia Today erano sempre tra i primi ad essere sul posto, quindi le notizie si comparivano prima là e dopo qualche ora magari sulla BBC o su altri mezzi occidentali. Sapevo benissimo che era un sito, sì, una stazione, diciamo, controllata, non so, ma finanziata, quindi probabilmente anche controllata dal Cremlino. Infatti non ho mai voluto credere ciecamente a quello che raccontavano, ma sempre dubitato di quello che dicevano, andando a controllare le fonti quando le davano. E a volte anche poi controllando sui mezzi occidentali quello che raccontavano per fare un confronto. Adesso qui c'è il lampione spento, quindi sono ancora più scuro, vabbè. Immagino non ci crederà nessuno, però quello che ho trovato è che raccontano fondamentalmente la verità, chiaramente con un punto di vista che è più consono, diciamo, alla Russia. E però i fatti raccontati non ho mai trovato nulla di discordante. Anzi, poi confrontando le notizie con quelle della BBC, con mia grande sorpresa ho notato che sono fondamentalmente le stesse, non tanto che le stesse notizie appaiono sui due mezzi, però quando le notizie appaiono e si riferiscono agli stessi fatti, sono sostanzialmente raccontate in modo molto simile. Anzi, no, ho sbagliato, non in modo simile. I fatti riportati sono gli stessi. Quello che cambia è magari l'ordine con cui sono riportati, la prominenza con cui sono riportati. Quindi magari se ci sono degli scontri armati, oppure diciamo delle violazioni che avvengono in Ucraina, normalmente Russia Today mette in evidenza quelle compiute dal governo ucraino, e alla fine dell'articolo, solo alla fine dell'articolo, riporta che sì, che anche i ribelli hanno compiuto qualche irregolarità, mentre nella BBC, nei mezzi occidentali, le notizie sono riportate con l'ordine opposto. Ora, all'interno dello stesso articolo si trova che l'articolo inizia col titolone che i ribelli hanno commesso queste nefandezze,
E dopo, alla fine dell'articolo, si riporta sì anche il regime ucraino ha compiuto cose simili. Ecco, poi mi sono accorto che Russia Today, insomma, è un canale abbastanza ben finanziato. Cioè, adesso non so se riuscite a sentire quello che parla di fianco a me. È ben finanziato, nel senso che ha risorse, fa documentari, fa tanti tutti i suoi talk show, eccetera. È tradotto anche in spagnolo, beh, c'è anche in russo, e in inglese c'è l'edizione americana e quella britannica. Vabbè, questo per dirvi, insomma, che sono professionisti, ecco, poi potete pensare che sono professionisti della propaganda. E non potrei neanche darvi totalmente torto, nel senso che quello che mi sono accorto io è che ogni televisione, ogni notiziario, sia televisivo o scritto, è in fondo propaganda, perché riflette comunque le opinioni e gli interessi o di chi finanzia, o magari anche quelli personali di chi scrive. Vi dico questo non per cercare di convincervi, perché so che è impossibile, però magari per i più curiosi, chi volesse verificare se effettivamente quello che ho detto corrisponde a verità, può farlo liberamente. Basta aprire BBC il sito di Russia Today e fare un confronto delle notizie riportate. Andare a verificare sulle fonti se sono vere o no. Purtroppo Russia Today è solo in inglese, non è disponibile la versione in italiano. In italiano c'è Sputnik News, vi do il link in descrizione, che è anche questo penso sia finanziato dal Cremlino. Scusate, non ha la stessa qualità di Russia Today, ve lo dico in anticipo, nel senso che è molto più, come dire, scandalistico e l'intento propagandistico di promuovere la Russia è molto evidente, ve lo dico subito, quindi metto le mani avanti su Sputnik News perché le notizie anche lì. Non ho mai trovato dei falsi che dicano il falso, però le notizie sono presentate in un modo che è evidentemente propagandistico. Però, come vi dico, una volta che iniziate a riconoscere la propaganda, anche se è russa, dopo, secondo me, imparerete a riconoscere anche quella occidentale, perché i meccanismi sono fondamentalmente gli stessi. Questo è tutto quello che volevo dirvi. Vi saluto, non vi mostro niente, anche perché penso che non si veda niente su una stradina in mezzo alle catapecchie. Va bene, vi saluto. Ciao ciao.